Sono continuate anche oggi i lavori di bonifica delle zone interessate al progetto Ortus a Favara, lavori che avevano preso inizio sabato scorso. La manovalanza presente oggi era quella formata dal Presidente del Consiglio Petruzzella, dagli assessori Biancucci e Messinese, dai consiglieri comunali Clapanzana e Salemi. Questi luoghi, siamo di fronte a quello che era l'ex mattatoio, gli orti urbani di Favara sono stati recuperati con il progetto Ortus. Questi posti saranno protagonisti il 29 e il 30 di questo mese, quindi venerdì e sabato, del secondo anno della Farm Cultural Park e del progetto Maracanda. È un progetto comunitario, il progetto Maracanda, in cui partecipa per la Sicilia il comune di Favara. Si parlerà appunto di orti urbani e del mercato del contadino. Quindi questi posti saranno frequentati, sarà un modo pure per presentarli alla città. L'ho fatto come, oltre consigliere, ma anche come cittadino, quello di essere presente in un progetto che renda vivibile il nostro paese. Chiaramente oltre a io abbiamo qua gli assessori, il Presidente del Consiglio Comunale che ci rappresenta come consiglio, il consigliere Salemi, e spero che diamo una vivibilità a questo progetto Ortus, che di ora in avanti sia un progetto ambizioso per il nostro paese, quello di rendere pulito, vivibile e anche decorativo. All'operazione di pulizia dell'ambiente anche i ragazzi della tenda di Abramo, con Fra Giuseppe del convento dei frati minori di Favara. E semplici cittadini. Sono contento perché, come avete visto, ci sono i ragazzi della tenda di Abramo, 8 ragazzi che vengono dai paesi stranieri. Ho un piccolo rammarico, il fatto che i ragazzi stranieri ci sono, qui Favara magari non appartiene tanto, ma i ragazzi di Favara, i giovani, soprattutto quelli dell'associazione, non ci sono. Lei adesso si sta trovando qua fuori orario, come mai? Perché per dare una svolta magari ai cittadini, perché è una cosa vergognosa per noi stessi magari. Il signor Pullara mi ha detto stamattina che ci sono state vondoleate per lavorare, io mi sono disponibile ad andare a lavorare, Messinese, il signor Bianchini, però io sono fuori orario e sto lavorando con loro. L'architetto Sorce è l'ideatore del progetto Ortus nato nel 1993 e che oggi diventa parco. Io ho avuto l'onore di occuparmi di Ortus sin dall'inizio, per non dire che no, è una creatura mia che nasce nel 93. È una vecchia idea che in più occasioni, con tesi di laurea, con laboratori e con studi particolari, ho provato e cercato in tutti i modi di recuperare. Oggi io sono forse la persona più felice al mondo, perché questo spazio che sembrava essere un grande spazio di risulta, una grande area abbandonata, solo piena di ratti e di insetti vari, oggi diventa un parco. Qui ci sarà anche un'esperienza di ortoterapia con i ragazzi dell'ANVAS che scenderanno a piantare l'orto. Qui ci sarà l'arte, il gioiellino del mattatoio ristrutturato, dove sarà sede di una Lectio Magistralis di Italo Rota, di questo famoso architetto sull'architettura contemporanea. Il vice sindaco messinese ha sottolineato come l'amministrazione continuerà a lavorare per dare un messaggio positivo alla città di Favara. Vediamo che anche il signor messinese, il vice sindaco, contribuisce con la sua forza lavoro per la realizzazione del progetto Ortus. E non solo, abbiamo qua l'assessore Biancucci, il presidente Leonardo Petruzzella, altri dipendenti che sicuramente non gli compete di fare questo lavoro, ma lo stiamo facendo assieme alla tenda di Abramo, assieme a tutti coloro i quali vogliono venire qui ad aiutare. L'abbiamo fatto sabato per tutta l'intera giornata, lo stiamo facendo stamattina lunedì, non ci fermeremo, se è necessario continuiamo domani, dopodomani ancora, affinché possiamo dare lustro a questa zona. Una zona che vogliamo regalare alla città di Favara attraverso la presentazione del progetto Maracanda, ma da lì, da qui, da questa progettazione partirà un parco urbano della città di Favara.